Monumento a Cristóbal Colón, Buenos Aires, Repubblica Argentina. Il monumento a Cristoforo Colombo è situato nella città di Buenos Aires, a Columbus Park, tra la Government House e Circular Viale Rabida. È stato ritirato il 29 giugno 2013 da parte del governo argentino, in una mossa che ha provocato polemiche. La sua costruzione è stato guidato da un immigrato italiano benestante, Antonio Devoto, come un dono per la comunità di tale paese argentina, nel centenario della Rivoluzione di Maggio. Scultore italiano Arnaldo Zocchi, la prima pietra fu posta il 24 maggio 1910 ed è stato inaugurato nel 1921. Il peso totale del monumento è 623 tonnellate, un'altezza di 26 metri. La colonna centrale è costituita da un blocco unico e tiene la statua di Cristoforo Colombo, 38 tonnellate e 6,25 metri di altezza, scolpito nel famoso marmo di Carrara. L'intero monumento è stato realizzato in Italia ed è stato smontato per il trasporto a Buenos Aires, dove Zocchi stesso era incaricata di dirigere il lavoro di assemblaggio. La base di gruppi scultori ispirati dai versi di Medea, il gioco di Sofocle, che rappresenta Science. I L Gene. The Ocean. E Civilization. Ci sono immagini legate alla vita di Colombo con allegorie raffiguranti Feed. E The Future. Anche. Una porta alla base conduce ad una stanza circolare che doveva ospitare un museo dedicato al navigatore, ma mai realizzato. Da Italia aveva raggiunto il luogo di nascita di una pietra e una parte di colonna romana di diventare parte di esso. Sulla sua superficie conserva tracce di proiettili sparati durante il bombardamento di Plaza de Mayo, 1955. Storia, aperta parentesi quadra, modifica, chiusa parentesi quadra. Il monumento è stato un regalo da parte della comunità italiana residente in Argentina, in occasione delle celebrazioni del centenario della Rivoluzione di Maggio. Un comitato, presieduto da Antonio Devoto, sponsor e promotore del progetto, è stato responsabile per la raccolta di fondi. Ed era Devoto, che in cima alla lista dei contribuenti con una grossa somma. Molti immigrati italiani hanno contribuito di denaro, potentati dai commercianti ai più umili immigrati. Dalla legge numero 5105 del 26 agosto 1907, l'esecutivo nazionale ha autorizzato la donazione del monumento. 24 maggio 1910 la prima pietra fu posata, ma la scultura è arrivata in Argentina solo il 14 aprile 1921 e inaugurato il 15 giugno dello stesso anno è opera dello scultore fiorentino Arnaldo Zocchi. 1862-1940, che è stato eletto dai commissionari raccolta di fondi in materia di concorrenza. L'artista ha fatto il monumento interamente in Italia, poi ha preso a parte le parti convenientemente numerate, trasportati a Buenos Aires, dove l'artista ha gestito il lavoro di assemblaggio nel parco. Non vide l'innalzamento della scultura di un argano ed era presente alla giornata inaugurale con il presidente Ippolito Yrigoyen. Il discorso è stato dato dal ministro degli affari esteri Honorio Pueyrredón. Una folla ha partecipato all'evento, che erano, tra gli altri, le autorità italiane, i vigili del fuoco volontari di Boca e rappresentanti delle istituzioni quel quartiere forti radici nel paese. Sulla faccia lato est le pause monumento e segni sono stati lasciati dai proiettili sparati durante il bombardamento di Plaza de Mayo, 1955,
quando aerei della Marina ha tentato di sgomberare con la forza il presidente Juan Domingo Perón. Per quanto riguarda la piazza, che la circonda, è stato progettato e costruito da Carlos Thays nell'ambito del Paseo de Julio nominato con ordinanza del 28 novembre 1894, stato inaugurato nel 1904 e nel 1911 è stato costruito terrazze e scalinate ordinazione il settore per il RI-100 acuto de la Plata. Nel 1921 l'insediamento di giardinaggio è finito progettato da Eugenio Carrasco e Francisco La Vecchia, per la statua. Il luogo scelto era una spianata e monumentale catalogo Casa Fontana parte Valdosne della Francia, che doveva essere smantellato, le loro parti sono ora esposte in luoghi diversi a Buenos Aires. Nel 1955, il palazzo del governo e la zona circostante ha subito un bombardamento da parte di aerei Armada Argentina, tentando un colpo di stato contro il presidente Juan Domingo Perón, e sia il Plaza Colón come il suo monumento è stato leggermente danneggiato dai proiettili. Nel 1987, il monumento a Cristoforo Colombo ha subito un tentativo di attentato, non si sa mai i colpevoli. Nel 2007 il capo del governo della città Jorge Telerman ha firmato un accordo con la nazione ad avere la Plaza Colón, dietro la Pink House, e le domande adiacenti perimetrali di sicurezza. Nel 2008, durante il governo di Mauricio Macri, è stato ratificato l'accordo con la legge N 2862. Causa di questa legge, il governo è stato autorizzato a fornire, preservare e mantenere lo spazio situato dietro la Casa Rosada. I lavori sul monumento a Colombo è iniziato in quell'anno, con il compito di conservazione e valorizzazione delle dogane Taylor. Gli studi sono stati commissionati al fine di determinare le possibili malattie, che minacciano la stabilità del monumento a professionisti indipendenti, la Facoltà di Ingegneria della Università di La Plata e la Facoltà di Belle Arti presso l'Università di La Plata. Gli studi hanno trovato che il rischio strutturale, che colpisce il monumento non garantisce la stabilità smontaggio sia necessaria per correggere le carenze e prevenire la statua si sgretola. Trasferimento e polemiche. Nel marzo 2013, il governo federale ha riferito che il monumento centenario sarebbe sostituito nella posizione di una statua di Juan Azurduy Padilla e sarebbe spostato nella città di Plaza Colón di Mar del Plata, sostenendo che questo era stato richiesto dalla comunità della città, il sindaco italiano Gustavo Pucci. Tuttavia, questo è stato negato in una lettera da parte delle 23 comunità italiane in quella città, una lettera, che è stata letta in udienza pubblica il 27 agosto a Buenos Aires. In piazza Mar Platense è prevista la costruzione di un Latin American Tour, in cui altri monumenti sono incorporati in modo da compensare i popoli indigeni, che si oppongono al concetto di d'America. Il monumento Azurduy onore di Juana Padilla è stato finanziato attraverso il governo della Bolivia, il cui presidente, Evo Morales, ha fatto una donazione di più di $1 milione. Pretendias erigere il 12 luglio 2013, il giorno della Fellowship Boliviano Argentino. La mossa ha portato ad un dibattito sulla legge, che corrispondono tra il governo nazionale e la città di Buenos Aires. Il governo di Buenos Aires ha sostenuto che deve essere approvato da una legge del legislatore. Il 30 maggio, lo stesso legislatore ha approvato una legge,
che impone che, per prendere o mettere, un monumento nello spazio pubblico della città di Led impone al legislatore di approvarlo. E spiega in un altro dei suoi punti è dichiarato monumento a Colombo come un membro del patrimonio storico e culturale della città di Buenos Aires. Nei termini di legge del 1227 categoria a monumenti. Nel frattempo, il governo federale ha sostenuto che l'autorità sul monumento è che il governo, in quanto questo era disponibile al momento della donazione, che l'amministrazione del Parco Colombo fu ceduta alla nazione da parte del governo della città durante l'amministrazione di Jorge Telerman ratificato dalla somministrazione di Mauricio Macri, e la legge approvata a maggio non era stato regolato dal potere esecutivo della città. Inoltre, le autorità nazionali hanno spiegato che la legge nazionale 24,588, che garantisce gli interessi dello Stato nazionale nella città di Buenos Aires, racchiude nel suo articolo 2 che la nazione conservatori poteri non conferiti alla Costituzione al governo autonomo Buenos Aires. I possiede tutti i beni, diritti, poteri e doveri necessari per l'esercizio del loro funzione. Una discussione della fermata della navetta a demolire il partenariato civile, che ha presentato un'ingiunzione per impedire il movimento, che si riferisce anche per il governo nazionale e la città di Buenos Aires è entrato. La richiesta è stata giustificata sulla base della presunta delicatezza fisica di marmo di Carrara Monumento, e il prodotto di decadimento di erosione, che può dare il vostro nuovo sito. Il 23 aprile 2013, da un simbolico abbraccio al monumento circa 200 membri della comunità italiana e le ONG del patrimonio protettivi come salvare le nostre statue e stop demolire protestato in movimento. On 31 maggio 2013 il giudice Rodriguez Vidal, dal Tribunale Nazionale di Federale N Amministrativo 12, rilasciato come parte di un'azione in virtù di un provvedimento provvisorio, in base al quale l'esecutivo nazionale ramo Assistin di realizzare qualsiasi atoce comporti lo smet elemento e la rimozione del monumento a Colombo. In attesa relazione sulla decisione entro 3 giorni. L'associazione civile Insufficient Demolitory ha denunciato il fallimento del potere esecutivo nazionale del decreto ingiuntivo. Il giudice, dal Tribunale Nazionale di Federale N Amministrativo 12, ha rinnegato la richiesta e convalidato la rimozione del monumento. In giugno 3, 2013, italiano immigrato giorno in Argentina, i membri della comunità italiana nella città di Buenos Aires, si è lamentato il movimento. Lo stesso giorno, il presidente della Federazione delle Società Italiane Mare Plata, Juan Radina, ha contestato la mossa e hanno detto che non sono stati consultati su di esso, che si oppose avendo la Buenos Aires poiché non vi è alcuna giustificazione reale per muoversi e quando marmo di Carrara, sale può distruggere, ignorando i negoziati avviati nel marzo dal centro ligure marplatense e sostenuto dall'Associazione Italiana del Porto di Mar del Plata, in modo che sia fatta. Su 29 giugno 2013 il monumento è stato finalmente rimosso. La maggior parte del pomeriggio, il compito è stato quello di legare il monumento. Abbassare al suolo ha preso solo 5 minuti. Alle 17:40, il monumento è stato già sospeso su un letto di legno e ferro. I lavoratori scoppiano in un applauso, i legislatori,
I funzionari e gli ambientalisti locali guardarono dietro le sbarre. La polizia federale ha impedito loro passo attraverso il processo. In occasione di un'audizione pubblica in settembre i legislatori, funzionari e vicini di casa hanno combattuto una proposta di legge, che ha dichiarato come patrimonio culturale monumento della città. Hanno espresso la loro volontà di circa 30 persone, che si erano registrate in anticipo per usare la parola. Il 29 settembre 2013 la legislatura di Buenos Aires ha approvato la dichiarazione, che qualifica come e quindi è stata disattivata la possibilità di essere rimosso dal territorio della capitale federale. L'iniziativa ha ottenuto 35 voti positivo e 14 astensioni. Infine, la città di Buenos Aires e la Nati hanno raggiunto un accordo il 5 giugno 2014 e trasferito alla diga costiera nord della città dall'aeroparco Jorge Newbery. Le spese di trasferimento e di ingegneria lavoro per riassemblare verrebbe finanziato dall'esecutivo nazionale. Resta ora da discutere il progetto in udienza pubblica prima di essere trattati per l'approvazione finale. Caratteristiche tecniche: la sua altezza è di 26 m, statua si trova 6 m, e un peso complessivo di 623 tonnellate, 370 t approssimandamente il monumento stesso e 250 t di fondazione. La statua di Cristoforo Colombo pesa circa 40 t. Per costruire blocchi enormi fosse bisogno marmo di Carrara. A questo scopo uno scalpellino speciale, che ha lavorato su centinaia di lavoratori. Decine di buoi trasportati blocchi alla stazione ferroviaria per portarli a Roma, dove gli equipaggi e gli operai specializzati loro cammino verso lo studio dello scultore Zocchi. Come alcuni dei marmi, a causa del loro peso eccessivo e cattive condizioni delle strade non poteva essere collocato sui carri di ferro, è stato necessario utilizzare leve per far scorrere i blocchi sulle tabelle di sapone. Trasporti richiesto diverse settimane di lavoro e quasi 10 anni di lavoro interrotto solo da Seconda Guerra Mondiale. Grazie al suo peso ha fondamenta molto profonde e forti, che possono essere visualizzati da Cantina, 6 m di profondità. Per Armato a Buenos Aires, l'azienda ha costruito un ponteggio di ferro Brothers Basena, la statua del marinaio è stato caricato da un argano idraulico situato sulla parte superiore del ponteggio, installato dal CEO della Navigazione e Porti, ingegnere Umberto Canale. L'ascesa e il posizionamento della statua ha preso 3 giorni. Descrizione, aperta parentesi quadra, modifica, chiusa parentesi quadra. Si tratta di un monumento allegorico con un pilastro centrale su cui si erge la statua navigante guardando verso est. Il motivo per cui questo sembra punto cardinale non è stato un errore. Come comunemente si crede, l'idea è nata da rappresentanti della comunità italiana in Argentina, che pensavano che il lavoro quando non c'era nessun monumento nel paese per ricordarlo e anche se c'erano discrepanze rispetto al disegno, erano tutti d'accordo su era che l'ammiraglio guardano al Rio de la Plata, la cui costa era a pochi metri dal monumento quando ha aperto. Come è stato osservato ricordando l'orizzonte, un po' così, i percorsi, che un giorno lo scopritore navigato. In questo caso la statua di Cristoforo Colombo corona pilastro quadrangolare base del piede gruppi scultorei, che sono distribuiti, con figure di 3,55 m come prevalentemente allegorico raffigurante l'impresa del grande navigatore. Sono presenti nel monumento 3 principali gruppi tematici. La più importante, la scala di sviluppo è quella di Colombo e la sua realizzazione, presentata come il compimento dei versi profetici di Medea di Seneca,
che sono iscritti sulla parete nord della colonna e anche nel rovescio della medaglia commemorative coniate per l'inaugurazione del monumento. Il secondo nucleo tematico si riferisce alla presenza della Chiesa Cattolica in America attraverso l'evangelizzazione. Un importante gruppo scultoreo costituito da Fe e l'attuazione della croce su American simboleggiano suolo evangelizzazione. Il terzo gruppo rappresenta la partecipazione della Spagna in azienda e viene dimostrata attraverso due rilievi narrativi situato nella parte nord e sud lati del basamento, che mostra Columbus presentare il loro progetto ai re cattolici, lato nord, e Barcellona, il ritorno, il primo viaggio, visualizzando il nuovo mondo esotico presenta alla corte. Una descrizione più dettagliata di ciascuno dei suoi lati è la seguente descrizione. Sul fronte della sua base è una scritta, che dice che Cristoforo Colombo Palos 3 agosto 1492, indicando sia il luogo e la data di partenza del primo viaggio di Colombo in America. Un gruppo scultoreo, che si oppone alla ortogonalità del monumento, evoca che la voce del porto di Palos, lancio mare della nave, che ha portato a Civilization, rappresentato da una figura portando una torcia nella mano destra, e la sua la mano sinistra sulla spalla Genius punta terra lontana. Il Science guarda pensoso, marinai aiutare lanciare la barca in mare. Nella parte posteriore, fede e giustizia, sulla parte anteriore sinistra è la storia e la teoria, e nella parte inferiore della fronte rappresenta la volontà sono rappresentati. Anche il nome dell'autore dell'opera, Arnaldo Zocchi, incisione è accompagnato dalla leggenda Molis Artifix, artista stone, e due date della sua nascita e della sua morte. In alto rilievo sul lato nord del giuramento da osservare navigatore Ferdinando e Isabella. A proposito di questa allegoria è un alto rilievo, che mostra un uomo barbuto, che trasporta sulla schiena un sigillo, il dio Oceano, o Proteus, figlio di Nettuno, dio del mare. Il lato sud del monumento rappresenta il ritorno di Colombo in Europa. Re Ferdinando II di Aragona è seduto, Isabella I di Castiglia è in piedi, la Titani studio e riflessione di filatura globo, esponendo il nuovo mondo, che è rappresentato da una figura maschile reclinata imprigionato da un serpente simbolo dell'irrazionale. Per quanto riguarda il lato ovest, di fronte al palazzo del governo della nazione, ha sulla sua sommità una figura di donna bendata, o giustizia por venir, e c'è anche una grande croce, che sembra essere sollevata da alcuni marinai, che simboleggia così lo scopo di stabilire la fede nelle terre scoperte. Sulla base della colonna, che tiene la statua di Colombo si trova, guardando l'orizzonte mentre si tiene in mano le carte, fatti di un unico blocco di marmo. Lato nord ha una scritta in latino, è la fine del secondo atto della Medea di Seneca. In attesa della scoperta è stato citato come profezia Campini of Columbus, veniant annis, secula seris quibus oceanus, in cui laterum laxen, e ingens, potea telusti fisque menos, orbis detegat nca fit terris, ultimo fille. Verranno in seguito, nel corso degli anni, il tempo in cui l'oceano abbattere le barriere di cose, che aprirà vasto territorio e tetis svelare nuovi mondi, in cui tra terra tule non sarà l'ultima. Scultura subacquea, che si trova sul lato sud di è una cripta, che era stato progettato per ospitare un museo, che non è mai stata effettuata. Originariamente una solida porta di marmo di stile neoromano dava accesso ad un recinto circolare a volte il cui pavimento inferiori pareti erano rivestite in marmo di Carrara. Frasi all'interno,
Ai lati della porta, due lapidi in marmo su cui sono registrati di Cristoforo Colombo e suo figlio erano Fernando, rispettivamente. Un fregio dipinto in olio su tela, di Francesco Paolo Parisi, decorato la parte superiore del battiscopa, che rappresentano la storia della navigazione dalla scoperta ai primi due decenni del XIX secolo, ben illustrati, questa ultima fase, incrociatori, sottomarini e piani. Nel centro del soffitto, dipinto di blu con stelle d'oro, un pannello si trovava. Questa cripta custodita una lampada votiva in ferro battuto, uno scrigno contenente bronzo scolpito casa di mattoni dove Colombo donò dalla città di Genova e un blocco di marmo scolpito estratto dal Palatino, donata dalla città di Roma. Brick scomparve con il tempo. Una lapide di marmo nella cripta ha permesso di entrare nel seminterrato. Circolare corridoio di 6 m di profondità, che raggiunge i bordi del monumento del Scalpellino. Distintivi, sulla base della colonna, un massimo genius Cristoforo Colombo entità Genova Ligure della Federazione in Argentina. In memoria del quinto centenario di adempiere la sua storica impresa 1492-1412-10992, al piano, un Cristoforo Colombo barra Massimi Genius Genovesi barra Entità Ligures Federazione in Argentina barra in memoria del centenario 5 barra conformità del loro realizzazione storica barra 1492-12-10-19-92, nel seminterrato ha detto, il Comitato Argentino per l'Italia a Colombo.